Ciao ragazzi, oggi parleremo delle proprietà delle prugne oppure delle susine. Le prugne contengono quasi il 90% di acqua, hanno 10 grammi di carboidrati ogni 100 grammi e proteine e grassi trascurabili. Il loro indice glicemico è 35. Attenzione perché nel frutto disidratato l'indice glicemico sale a 40. E il carico glicemico, quindi, visto l'indice glicemico basso, visto il basso quantitativo di carboidrati, comunque risulta essere comunque basso. Quindi, semaforo verde. Attenzione però, il carico glicemico del frutto secco, quindi della prugna secca, in realtà è molto più elevato perché il quantitativo di carboidrati nel prodotto disidratato aumenta notevolmente e quindi andiamo a 55 grammi di carboidrati ogni 100 grammi, moltiplicato per 40 dell'indice glicemico del frutto disidratato, ovviamente il carico glicemico diventa superiore a 20, quindi attenzione, semaforo rosso. Una prugna più o meno pesa 60-70 grammi, una prugna media, quindi per una porzione intorno ai 150 grammi di frutto, ideale magari per uno spuntino, il nostro carico glicemico, se parliamo di prodotto fresco, quindi della prugna fresca, in realtà il carico glicemico rimarrà comunque basso. Molto diverso e molto diversa è la porzione se utilizziamo frutta disidratata. In questo caso la frutta disidratata, avendo una concentrazione molto più alta di carboidrati e di zuccheri, potrà alterare la nostra glicemia molto più facilmente, quindi dovrà essere utilizzata con molta più cautela e magari, perché no, anche durante gli sport o in altri momenti nei quali non abbiamo paura di alterare la nostra glicemia. Le vitamine maggiormente presenti sono la vitamina C, la vitamina A e la vitamina K, che la vitamina K nel frutto disidratato aumenta notevolmente la propria concentrazione. Come minerali maggiormente presenti troviamo il potassio, il magnesio e il fosforo. La stagionalità delle prugne va da giugno a settembre. Alcune curiosità e studi scientifici dimostrano come le prugne siano associate a un miglioramento delle funzioni cognitive, delle proprietà antiossidanti e antiallergiche. Addirittura alcune molecole presenti all'interno della prugna fresca in realtà pare abbiano proprietà oncologiche e quindi vengono in questo momento studiate e ipotizzate alcuni tipi di terapie anche a base di farmaci derivati da alcune molecole appunto presenti in natura nelle prugne. Alcuni studi dimostrano come la essiccazione, la disidratazione della prugna aumenti al suo interno alcuni minerali e vitamine, ma soprattutto aumenti le proprietà decongestionanti e quindi molto spesso vengono utilizzati anche per aiutare chi ha problemi di stipsi o comunque deve decongestionare il proprio apparato gastroenterico. C'è un'incognita da chiarire. Quando parliamo di prugne, possiamo parlare anche di susine. In realtà appartengono allo stesso genere Prunus e della famiglia delle rosacee. Esistono moltissime coltivazioni, ma principalmente sono due le grandi famiglie nelle quali possiamo dividere in maniera anche volgare la tipologia di questo tipo di frutto o sua provenienza. Abbiamo una prugna europea con una forma più allungata e poi abbiamo la prugna giapponese che ha una forma più tondeggiante. Le proprietà nutrizionali sono molto simili e quindi parlare di susine forse è anche più corretto, però in realtà prugne o susine sono più o meno il medesimo frutto, con proprietà e caratteristiche nutrizionali molto simili. Se ti è piaciuto questo video e ho chiarito il dubbio prugne o susine, condividilo con i tuoi amici, chiedigli se loro sapevano questa cosa, se gli piace questo frutto e scrivimi i tuoi commenti sotto e seguimi nei prossimi video. Ciao!